Super malata. Su Instagram, Facebook, insomma, avevo annunciato questa mia malattia perché stavo veramente malissimo. Non vi voglio annoiare con i racconti delle mie pene, delle mie sofferenze, quindi iniziamo questo video. Sto un pochino meglio nonostante la voce ancora un po' tappata e mi fa ancora un po' male la gola, però questo video ci tenevo tanto tanto a farlo, soprattutto perché le aziende che mi hanno regalato queste cover bellissime non vedevano l'ora di vedere questo video, io non vedevo l'ora di farvele vedere perché so che è un video molto molto richiesto. Come molti hanno intuito, io ho un iPhone 6 già da tempo, da quando è uscito praticamente. Sono stata una, credo, una delle prime a prenderlo il secondo giorno di quando era uscito qua in Italia. E questo perché il mio vecchio iPhone è praticamente quasi deceduto. Lo utilizzo solo per lavoro, infatti tutti i contatti che ho li tengo comunque nell'altro telefono, nonostante se lo porti fuori casa non funzioni più perché il wifi e il 3G è praticamente rotto, non so come è successo, insomma si è sminchiato tutto. E quindi urgeva per forza un nuovo telefono, quindi ho preso questo. Che dire, io lo adoro, lo amo, credo sia l'iPhone migliore di sempre. Ero indecisa se prendere il 6 normale o il 6 Plus. Diciamo che il 6 Plus è molto difficile da tenere in mano, soprattutto con una mano, quindi per forza con due mani. Io sono anche molto pratica nella vita, se magari devo fare due cose contemporaneamente rischiare che mi cade per terra, no grazie, quindi con quello che costa ho preferito questo perché comunque è più pratico, ecco. Allora, parliamo delle mie cover. Vi faccio vedere la prima cover che ho acquistato. Siccome quando era uscito appunto l'iPhone non c'erano cover, perché io, ripeto, l'ho preso il secondo giorno che era uscito qua in Italia e non c'erano cover, c'erano solo quelle della Puro, ossia questa della firmata Just Cavalli, ed è stata la prima cover che ho acquistato. Una semplicissima cover in silicone semirigido, neanche troppo rigido, insomma. All'interno è gommata e all'esterno invece è una plastica lucida, liscia, lucida, e ha tutte queste leopardature, pitonature col viola, bellissima, e scritto Just Cavalli, molto molto pacchiana. E ho voluto prendere questa perché era l'unica che potevo prendere, non volevo lasciare il mio iPhone senza cover. E questa mi è costata un occhio della testa perché, essendo una delle prime cover e poi firmata Just Cavalli, costava e costa tuttora un occhio della testa per una cover del genere, che è normalissima, non ha niente di che. E la seconda cover che ho acquistato è stata su eBay, e molte di voi l'hanno vista anche su Instagram perché ho postato la foto, e mi è arrivata in 2 settimane, ci ho messo un pochino. E questa qua è silicone stramorbido, proprio si può lanciare e torna indietro. Questa qui è dello Stregatto. Come sapete, io sono un amante di Alice nel Paese delle Meraviglie, diciamo che è la mia filosofia di vita, e quindi niente, lo Stregatto è proprio il personaggio più pazzo e che adoro di più. Poi io amo i gatti, quindi lo Stregatto è sempre stato il mio amore. E quando ho visto questa cover non potevo non prenderla. L'ho pagata, mi pare, una stronzata, 4 euro, e niente, questa qua è tutta in silicone stramorbido. L'unica pecca di questa cover è che è super super enorme. Infatti quando mettete l'iPhone 6 qui dentro sembra di avere un iPhone 4S di quei patacconi. Adesso, a vedere il vecchio iPhone in confronto all'iPhone 6 o al 6 Plus, insomma, con tutti i modelli sottili che fanno adesso, ritorno alle origini quando metto questa cover. Quindi l'ho tenuta poco più di una settimana, poi mi sono subito stufata e l'ho levata perché è proprio grossa. L'unica pecca anche di questa cover è che, allora, il fatto è che la differenza di questa è che questa i bordini ce li ha veramente corti, nel senso che non vanno sopra la parte davanti dello schermo, mentre questa già tocca lo schermo. Quindi quando voi andate, io sono un amante delle note audio su WhatsApp, quando voi andate a mandare la nota audio, a registrare, insomma, vi scappa ogni volta il dito. Quindi tutte le cover che hanno il bordino che va sopra il vetro mi dà un fastidio assurdo, ogni volta dovevo togliere l'angolo e cliccare, insomma è un casino. Quindi è durata una settimana, io poi mando note audio praticamente tutti i giorni, tutto il giorno,
e quindi non mi è durata tantissimo, però è nelle mie collezioni, nelle mie nuove cover, mi piace un sacco. Se mi ricordo il venditore ve lo metto nell'info box se non lo vedete, perché non l'ho trovato. Poi mi ha contattata Emisfero Sud, perché Illa Makeup, a cui mando un enorme bacio, ciao patata se guardare questo video, grazie per avermi passato questi due contatti, mi hanno contattato appunto perché Illa Makeup mi ha consigliato insomma il mio canale e mi ha fatto tanto tanto piacere. Allora vi faccio prima vedere Emisfero Sud, che cosa mi ha mandato, delle cose che ho scelto io. Allora, Emisfero Sud è un sito dove personalizzi praticamente qualsiasi cosa, dagli orecchini alle tazze alle cover, insomma spiaccichi una tua foto o le scritte che vuoi, insomma, e loro te le stampano su tazze, cover e qualsiasi altra cosa. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa tazza, che non c'entra un cavolo col video delle cover, però si parla di Emisfero Sud, quindi vi faccio vedere questa tazza. L'ho fatta praticamente fare con un'immagine che ho creato io da zero, e a parte questa figura qua che me l'ha fatta un ragazzo tanto tanto bravo, mi ha fatto questa immagine non tanto tempo fa, perché appunto avevo già i capelli viola, e mi aveva fatto anche con i capelli rossi e la coroncina quella con le margherite. Infatti questa mi è piaciuta un sacco, e quella lì mi è piaciuta un sacco, e qua ho voluto metterci io le roselline, insomma. Mi sono poi appiccicata, schiaffata su questa immagine con le rose molto Tumblr, e la scritta Gloria Fair di qua e di qua, non so quanto riusciate a vedere. Comunque questa è la tazza. Passo poi agli orecchini. Questi qua sono degli orecchini personalizzabili, ossia che potete farvi incidere l'iniziale che preferite. Io mi sono fatta incidere la G. Arrivano dentro questa scatolina, dove all'interno appunto trovate gli orecchini. Sono molto in stile Tiffany, perché sono a forma di cuore e sono veramente molto molto belli. E poi ho scelto queste due cover personalizzate, sempre qui la stessa come nella tazza. E questa è bellissima, perché sembra veramente, sembra in vetro, è una cosa, una plastica veramente lucidissima, stradura, molto molto bella. E questa l'ho utilizzata anche questa una settimana, perché da quando mi sono arrivate tutte le cover sto cercando di girarle, almeno una alla settimana le giro. E questa l'ho fatta con lo sfondo bianco, ecco, perché potete sceglierlo se farlo bianco o nero, mi pare, perché ci stava bene con questo stile qui. E poi quest'altra invece nera, con tutte le foto dei miei animaletti. Ci siamo io e Freya, io e Hunter, io e Thor, io e Pascal. E poi ci sono le foto mie di Andrea con il cuore, quella scritta e grazie di esistere in inglese, insomma. Non so quanto vediate, se non mette a fuoco, ecco qua, tutte le fotine. Veramente molto molto belle, fatte stra bene. Anche questa di una lucidezza pazzesca e stra rigide. Questa ancora non l'ho utilizzata, ho utilizzato già questa, vi dicevo, e mi piacciono un sacco. Emisfero Sud tra l'altro ha un codice sconto per voi, grazie a questa mega collaborazione, e il codice sconto si chiama Gloria Fair, semplicissimo, valido fino al 31 marzo, quindi questo video l'ho iniziato tardi, però vabbè, spero che molte di voi possano usare questo codice sconto, ed è del 10% sull'acquisto totale del carrello, insomma. Altro sito che vi dicevo è ChangeCase. ChangeCase è un sito che io avevo già sentito, e ci stanno collaborando un po' di persone in questo periodo, infatti ho visto. E ChangeCase mi piace perché ha un'idea per queste cover, insomma, veramente molto innovativa e antispreco. Perché è vero, a noi ci piace magari collezionare, cioè chi è malata di cover e piace collezionare tutte le cover, avere tutte le cover sparse in giro. Però questa cosa di avere una sola cover e tante immagini è veramente carina. Di cosa sto parlando? Allora, ChangeCase fa praticamente sviluppare le vostre foto o le foto che hanno nel catalogo, perché c'è un catalogo anche preimpostato con le foto che hanno loro, e al momento della stampa ve le stampano su queste carta da foto, praticamente, che è la carta da fotografie, come potete vedere. E qua c'è l'immaginetta della cover, tipo, che dell'immagine che scegliete. In questo caso io sto utilizzando questa settimana questa di questo lupo bellissima, che vanno poi inserite all'interno di queste cover trasparenti. Se ce le avete già di vostro le cover trasparenti, ben venga, acquistate solo le fotine. Se invece non ce le avete, il sito è munito anche di cover, e hanno sia le cover in questo modo trasparenti o con i bordini colorati, mi pare. Insomma, se poi sul sito controllate, hanno davvero tante tante cose. E cosa fate? Voi praticamente inserite la vostra fotina all'interno, la appoggiate in questo modo, e poi ci infilate il telefono, e diventa una semplicissima cover. Veramente non direste mai che è una fotografia all'interno della cover trasparente, sembra un tutt'uno.
ed è veramente bella questa idea, perché potete cambiare tutte le cover che volete anche una volta al giorno, senza magari, ci sono cover che sono difficili da togliere, come ad esempio queste qua, sono veramente difficili da togliere, rimangono belle attaccate al telefono, che può essere una cosa, può essere un pro, può essere anche un contro, perché se magari siete quelle persone che cambiano cover ogni giorno è un po' un casino, perché mi sono fatta aiutare. Mentre questa qua è veramente di plastica, di plastica molle, e quindi è veramente semplice da togliere. E vi faccio vedere le immaginette che ho scelto. Allora, la prima, la seconda, oltre al lupo, è questa qua con questi fiori molto molto vintage, anche questa bellissima. Non so quanto, ecco quanto metta. Poi sono stralucide, perché appunto sopra la carta per fotografie veramente vengono lucidissime, strabelle. Poi ho scelto questa di Alice nel Paese delle Meraviglie, ovvio. Poi mi sono fatta io questa qua personalizzata, e questa qua riprende praticamente la dashboard della mia agenda, chi ha visto il video della Kiki K sa. E io mi sono fissata con questo pattern, con questo sfondo a righe, e insomma gli cervi li ho sempre amati, dorati, poi sono veramente più fighi. Poi mi sono fatta fare questa con le mie due immaginette più che mi piacevano di più, di quando avevo i capelli rossi, blu e rossi e viola, con il simbolino di Harry Potter. C'è la scritta Always, ma è bellissima, cioè. Poi c'era questa e non potevo non sceglierla, molto stile come quella della cover di prima, questa nera, panna e oro. Questa con i diamantini, stracarina, mi ricorda la mia amica Roby, Roberta, che ha questo stile un po' con i diamantini e i colori, il color pastello. Questa strabella con i fiori e la scritta Dior, anche questa non vedo l'ora di usarla. Altra principessa Disney pin-up, questa volta è la sirenetta, e non potevo non scegliere Ariel, perché Ariel è il mio cartone, uno dei miei cartoni preferiti. Altra è questa figura che ricorda una chiappa sogni, perché è un cerchio con tutti i colori che colano e ricorda proprio i fronzolini della chiappa sogni. Quest'altra invece è I Love Me, ma sotto forma di cupcake, quindi è bellissimo perché è strazzeccata, io adoro i dolci. E ultima questa qui, perché ce l'avevo anche nell'altra cover, e mi hanno fatto avere anche questa qui, perché così almeno ce l'ho anche per il nuovo iPhone 6. Di Change Case abbiamo anche qui un codice sconto e si chiama Gloria15Fair, ve lo scrivo qui, ve lo scrivo anche nell'info box. Il codice sconto sarà del 15% per tutti gli articoli non soggetti a promozioni. Dura una settimana questo codice sconto, a differenza di quell'altro che dura fino a fine mese. Questo qua durerà una settimana dalla data di pubblicazione di questo video. Per tutto il resto, insomma, tutte le info ve le scrivo qua sotto, non mi voglio dilungare a parlare troppo, e passiamo alla prossima e ultima cover, che si tratta di Sweet Cover. Sweet Cover è una ragazza, si chiama Agnese. Ciao Agnese, grazie per aver aspettato anche te fino adesso. Agnese mi ha contattata sempre nel periodo in cui ho ricevuto queste cover, quindi è capitata a fagiolo. L'avrete già sentita Agnese. Agnese è una ragazza che esegue cover con il silicone e ci appiccica, sono fare insomma un bel po' di cose. E la cover che ho scelto io, oddio c'è un peluco che vola, e la cover che ho scelto io è questa qui. Non è per niente sobria, come potete notare, ha praticamente un mini pony azzurro, l'arcobaleno che ho spezzato, ahimè si è spezzato, un fioccone, un M&M's, un gelatino, insomma tutta poi questa pannina di silicone veramente molto molto bella, e ai lati tutta quest'altro silicone rosa che sembra proprio fragola, non lo so, panna alla fragola che cola, molto molto bella, stramorbida. Cioè, bellissima davvero, straspiziosa, veramente molto molto bella. Ci gioco tantissimo perché c'è la parte di silicone morbida che è veramente molto molto bella e poi ti rilassa un sacco. Sweet Cover la potete trovare, sì, Agnese, la potete trovare su Etsy, etsy.com/shop/sweetcover, o su Facebook sotto Sweet Cover Deco. Poi comunque vi lascio tutti i link nell'info box. Questo, patatini e patatine, era il video delle mie cover dell'iPhone 6, spero che questo video vi abbia fatto piacere. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, spero presto, e spero di stare meglio perché non ce la faccio più, mi fa già male la gola ad aver parlato tutto questo tempo, e infatti mo mi vado a fare latte e miele perché sto morendo. Ma un mega bacione, mi mancavate! Ciao patatini e patatine!